Allora, ciao ragazzi, Bentornati. bentornati. Guardate, abbiamo messo il vestito quello da non lo so, sembra un po'. Isoelettrico. Per Sì, me sembra esatto. isoelettrico. Isolamento elettrico. Che isoelettrico ancora? Continui questa storia. Isoelettrico. Non lo so, Comunque, il cercatelo e vestito. scrivetelo nei Tra commenti. l'altro, anche un buon livello di armatura. Che però sembra un po', sì, motociclista, un po' Sì, tipo sembra da uscito da motociclista. un Final Fantasy. Che ne so, No, comunque. è Abbiamo anche la bello. katana, questa gigante, che ho notato una cosa, non so se dipende dal fatto che piove, vedete che lascia restare, non so se è perché taglia l'acqua, chissà, sta per rompersi, no, allora è proprio un potere. Vabbè, fen di vento, giustamente, quindi sta Fen di distruggendo. vento ci serve. Ma ne abbiamo due. Non rompere tutte Ora, e come dicevamo, partiremo due. da... Esatto. In questa Intanto seconda rifacciamo vedere puntata la zona. delle Beh, colline di esatto. Hyrule. La zona sarà proprio quest'arco che va da tutta questa zona qui Sotto alla strada. fino a qua, alla zona del ricordo. E di base ci sono un totale di 4 sacrari, noi ne abbiamo già fatti due. Quindi Esatto, ce ne uno mancano e due due. fatti. Uno che abbiamo già messo la puntina. Uno che abbiamo visto la volta scorsa, è qui dietro di noi, e uno sta qua. Per il resto poi ci sarà la solita valanga di Semigorogu. Quindi Un po' di meno andiamo rispetto subito. ad altre due zone di Esatto. questa delle colline, diciamo. Quindi cominciamo subito con il sagrario. Esatto, piove e questa cosa è fastidiosa, però io proverò comunque a salire da qua. Che dicevo? A parte mi sa che sta finendo. Dai, 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 non ce la farà mai. Vai, sì, ce la fai, ce la L'ultimo fai, ce la salto, fai. Link, l'ultimo salto. No, ma sei scemo. No. Tanta disapprovazione per te, Link. La finisci poi col fatto che scivola e va di là. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sacrario Sagrario di di Shaoyao. Shaoyo. Shaoyao. E sarà un sacrario vero, visto che comunque sia, non c'è sfida, non c'è niente, arrivi qui. Quindi Beh, vediamo se è anche un quello di sacrario carino. prima, della scorsa puntata, abbiamo fatto era carica, abbiamo distrutto i massi. No, dico, questo lo sarà con certezza, ci darà Ah, qualcosa da fare, perché se è arrivato qua, certo. sta qui. Comunque siamo a 490 Semigorogu. Totali. Manca metà. Altri 10 e Cogliere facciamo l'attimo. 500. Cogliere l'attimo fuggente. In realtà mi sa che... Lì scende qualcosa, no? Ah, cogliere l'attimo. No, non l'ho capito. Ah, ora ho capito. E poi lo devi prendere col calamitro. Sì, probabile. Non ci arriva. Devi sta di stare, però. Allora, vabbè, quello è... c'è poco da fare qui. Ah, tra l'altro, mettiamo subito. Gli scrigni. Vai. No. C'è da fare qualcosa. Eh sì, è evidente questo black. Dietro che cosa ci Non sta? c'è niente. Ah, C'è questa cosa. Forse devi colpirlo con una freccia così che esca dalla linea, perché comunque, no, però secondo me è freccia troppo esplosiva, anche se pesante. fosse, per quello ho detto secondo me. Vedi? Che la facevi uscire dalla sua traiettoria solida e quindi... Ah, bene, mi ha sparato. Ah, ok. Oh, lì, lì, lì. Qui, lì in realtà è un'altra freccia. Mi sbaglio, abbiamo solo 5 frecce. Dobbiamo. Questa era facile. È Ta-da-da-da. in linea teorica già chiuso, però È già finito, però lì lì c'è ci un sta coso da un'altra aprire. cosa. Finito, questo mi sa che è proprio facile facile. Eh sì. Vediamo un po'. Frecce per forno. Ah, qui dovrebbe essere. Ah, ce n'è un altro. Attenzione, dov'è l'altro? Secondo me sì, infatti. Ok,
Dov'è l'altro? Forse nella, andando di là. Qui non mi pare ci sia niente in alto, lì c'è un buco. Eccolo. Potremmo in linea teorica tirare delle frecce per rompere i cosi, ma noi non vogliamo sprecare le frecce. Ma non ce la fa. No, non ci arrivi. Ma ah sì, sì, è che l'animazione della rottura della corda entrava non... un po' dopo. Sì, non si vedeva bene. Wow. Sì. Ok. Sto giro è finito. Quindi torniamo alla nostra simpatica mappa. Ma comunque quanti sagrari hai visto? Eh sì. Mo cominciamo a vedere. A vederci almeno l'obiettivo che comincia a diventare. A proposito di vederci. A proposito di vederci, cosa? Devo mettere gli occhiali. Devi mettere gli occhiali. Oh, sta volando. Volano sempre. No, c'è il piedino. Ah, si sta tenendo su un piede. Sì. Però ma è una posizione un po' scomoda, frate. Mamma mia. Sei la caviglia. Allora, ci si vede fuori verso i primi semigorogu. 5! Voglio pregare. Sì, sì. Allora, possiamo cominciare a puntare i nostri semigorogu nella gola Vapone. Ne abbiamo vari da prendere, quindi ci dirigiamo subito lì. Quindi, nel dettaglio, nella gola, noi andremo prima verso qua, perché ce n'è uno. Sì. Quindi, alla nostra sinistra. C'è un nascondiglio naturale. Che è in questo pianoro, probabilmente, che vediamo qua davanti. E non più sotto? No, vediamo. Potrebbe anche essere più sotto, però vediamo, meglio partire vediamo, da là. Certo. Quello è roba che si sfascia? No, non lo so. Non lo so, c'è troppa nebbia. Sì. È una zona comunque in cui la visibilità... perché poi qui ci avviciniamo alla neve di nuovo. Aspetta, ma era qua? No, no era qua. Più giù. Quindi è più giù. Vediamo, intanto qui non c'è niente. Guarda in giù. Qui non c'è niente, sì, è in questo pianoro qua sotto. Eccolo, infatti lo vedo. Cosa hai visto? È un sassino, un sassetto. Ma che stai a dire che non è manco un sassetto? Ah! Bugiarda! È una gelatina, ciuccio! Vedi? Ok, quell'altra non si tocca, eh? Ricordiamoci. Area gelatina, c'è un'altra ancora. Che è? Un agguato di gelatine. Sono proprio carine. Mo. Sono tonde e paffute. Sono anche violente. Quindi. No, hanno fame. Certo. Allora proviamo a divorare la gente come se fosse una cosa carina. Allora. Questo è figo che l'hanno fatto al contrario. E questo è fatto. Ma non è l'ultimo, anzi ce n'è parecchi in questa zona. Allora, nel dettaglio, il prossimo, ragazzi, vedete queste strutture di rocce? Ne abbiamo uno qui e uno poco più avanti, sì. Qua. Quindi andiamo rapidamente verso queste. Non abbiamo sotto la spada, c'è il sagrario. Poi comunque torneremo da sopra. Speriamo che non è su, ma è dentro. No, secondo me è dentro. Anche secondo me. Eccolo. Eccolo. Quindi, secondo semigorogu della puntata. Non so che numero ci sarà sulla nostra testa. Sulla nostra testa. Il numero di... Del completamento del gioco. No, quello che metto in... Ah, nel montaggio. Esatto, che ci dice realmente quanti ne abbiamo avuti in questa zona. Ah, ok. Sto giro mi sa che invece... No, stavo ancora più là. Ah, no, vero, è qui. Sì. Devi scavalcare queste. Sì, sì, mi sembrava che dalla conformazione mi sembrava fosse qui dentro, invece oltre. Ah. Eccolo. No, mettiamo l'octopallone che famo prima, vista la realtà della zona. Eccolo. Comunque l'unghia di quel mostro della, non fa senso. Della...
Vai. Yahaha. Ok. Da, da, da. E via anche questo. Allora, ciao caro. Poi, prossimo. Dobbiamo spostarci un po' perché ora continuiamo a andare dentro. Era qui? Il prossimo no, mi sa che dobbiamo direttamente arrivare da questa parte. No, forse ce n'è uno. No, ce n'è uno però più in alto, tipo, esatto. No? Da queste parti, quindi lo vediamo al ritorno. Al ritorno, andiamo più in fondo. Quindi andiamo prima gola. A farci tutta la gola, quindi ci vediamo su questo triangolo, ragazzi, esatto. Ok? È facile, facile da vedere. Vicino anche alla base dei nemici. Esatto, c'è anche una strettoia, insomma, è evidente. Ci vediamo qua. A dopo. Ciao. Allora ragazzi, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Tanto questa zona è molto bella visivamente, devo dire. Perché ha tutta questa conformazione con queste gallerie, le strettoie, le volte. Lì sotto c'è proprio tipo una piccola volta. Niente, oh, aggrapparsi tanti. Alle cose tonde gli è più difficile. Non gliela fa. Abbiamo sprecato il revali. Ce ne serviamo pure due. Oh! Cos'è qua? Ma è una ghianda! Meno male che non siamo andati su. Oh, che carino! Perfetto, ho sprecato un revali per niente. Ora ragazzi, intanto ripiamo questa freccia che ne abbiamo pochi. Ci dovrebbe essere. Ce n'è un altro da queste parti. Ma zoom, zoom, perché... Dovrebbe essere eccolo, un circolo. Esatto, un circolo. Quindi andiamo qui. Questa volta andiamo assieme, perché è abbastanza vicino. Me. Che qua. Però mo dobbiamo salire. Dov'è? Vai così le mani si ricomincia a caricare. Eccolo. Eccolo, e lì vicino c'è un sassetto, quindi sì, esatto, sì, bravi, ecco, questa meno volta male hanno messo vicino, non ci hanno fatto fare già chilometri. Stavo pensando di andarlo sì a cercare, sì, chissà, esatto. Dove, ok, ta-ta-ta-ta. Lì vedete la base nemica di cui parlavo, yeah! Ok ragazzi, ce n'è anche un altro ma non si ricorda dove, quindi lo vediamo, no più arriva. Indietro, più indietro. No, sta vicino, non è dietro, a quello, ma è qui più indietro, nel senso più indietro da sì, dove siamo, sì, prima. Sì. È vicino a quello, sopra quello che poi è sopra il palloncino, sulla panna, capito? No, sopra chiaro. Il palloncino, quindi cioè la ghianda in realtà, esatto, perché in realtà era una ghianda. Era la prima volta che vedevamo la ghianda così appesa, forse da qualche altra parte, in realtà mi sa che può essere che l'abbiamo già vista appese. Non lo so. Però insomma, va avanti da talmente allora, tanto. Qua ci dovrebbe gioco. Essere una gara, quindi dobbiamo cercare. Ma è vicino. No, è dietro la base nemica, in più ci sono i nemici, così posso passare rapidamente senza che si innervosiscano i ragazzi. Secondo me è proprio dove è stanno dietro. La base nemica. È qua, era il piricuddo che si vedeva. Ah, l'hai visto? Io non l'ho visto. No, non l'ho visto, però la zona era questa. Ma io non sono vediamo sicuro fosse un una gara. O può essere che sono dei palloncini. Vediamo, vedi. Ah, sì, si è sentito un suono strano arriva di su. Là sulla girandola, vedi un po'. Eccola la gara! Guarda lì davanti a te. Ah, ecco. Mazza, ecco. È andata dall'altra parte. Vai, vai, paravela e sicuramente la gara ti fa venire poi qua. Però sbaglio o sulla mappa non c'è segnata la strada? Siccome è piccolissima ed è sulla piega della mappa, esatto. Probabilmente non e non si vedo. Vede bene. Lo giuro. Perché comunque a 2 secondi. Senza remati. Dai, dobbiamo ma aspettare. No. È fatto per poterlo fare anche senza. Sì, comunque c'è tanto tempo. Abbiamo pure un sacco di stamina, insomma. Sì, sì, ho voglia, dai. Facile. Ok. Ta-ta-ta. Ok. Yaha, che bello con questa luce. Allora, perfetto, anche questo è preso. Ma continuiamo mentre quelli suonano a tornare indietro perché dobbiamo, esatto, prendere altri semicorogu. E ce n'era tipo uno da ste parti. Sì, qua però mi sa che l'ho no, visto, forse era qua. Quindi vediamo, io dico qua, vediamo se ho ragione. Via verso il prossimo semicorogu. Il turbine di Revali è pronto, grazie caro.
Sì, comunque non mi stancherò mai di sentire questa voce che dice il turbine di Revali è pronto. È un dono che accetto con affetto. Dicevo che è bella questa zona, molto... Sì, deserto, visivamente è bella. Però non è solo brulla, sì, quindi sì, esatto. Ci stiamo avvicinando al punto dove in dicevo cui dicevi. Io. Quindi vediamo se dicevo male o bene. Secondo me... Dicevo bene o male, visto che... ma che tipologia è? È un nascondiglio naturale. Allora... Sì, è qua sotto, qua sotto. Cioè no, vabbè, troppo tardi. Cosa dovevi mettere? Teletraspuffo. Ecco, eccolo! Non si vede, vado su. Perfetto. Ok, quindi in realtà comunque come punto di riferimento è abbastanza facile da trovare, perché avete quel sassetto che dicevo io qui sopra, che potete usare proprio questa curva di livello come punto. Poi in realtà sì, è evidente, c'è questa mega cosa che gira e ci siete sotto la scritta, tra l'altro, questa dimensione. Quindi andiamo, non abbiamo ancora prossimo, finito, però semicorogu. Semicorogu. Allora ci sono tre semicorogu ora. Semicorogu. Uno da ste parti. Esatto, vicino uno al lago. Qua e uno qua, probabilmente in quest'isoletta. Sì. Quindi intanto noi scaliamo, a questo punto direi che ci si vede direttamente nel lì, vicino al lago, visto che dobbiamo scalare parecchio. A dopo. Ah, questo è quello lì. Oh, vi abbiamo accolto così, senza nemmeno salutarvi, perché c'è stato qualcuno qui che era potenzialmente pericoloso, ma in realtà, avendo le frecce della giusta tipologia, si esatto, fa presto. Eccolo! Bravo! Ah, eccolo in ordine numerico. In ordine numerico. Uno, poi. Uno, due. Questo è un 4, quello è un 3. 3. No! No, mi sembrava 4. Ricominciamo. Uno. Uno. Due. Sì, è decisamente un 5. Tre. Quattro. Cinque. Yahaha! Che quello, carino. Infatti è quello vecchio, rugoso, saggio. Che ci fa fare un disegno, ci ha fatto fare, vedi. Allora, ora. Andiamo qui. Penso che andremo insieme, visto che è relativamente vicino da fare in moto e soprattutto è una zona che non abbiamo mai visto. Sì, così quindi vediamo, persone che magari seguono po', anche un po' come se fosse un let's play, che magari se girano nella direzione giusta e si possono gustare un po' anche questa zona. Tra l'altro molto bella così fra i due monti rossi. Beh, sembra il canyon. Sì, è proprio tipo Grand Canyon. Come colorazione, come tipologia anche di ambiente. No, volpe, no. Non so perché non hanno paura della moto. Perché non la conosco. Perché non la conosco. Oh, forse è proprio in questa carovana, chissà. Carretto? Sì. No. No, mi ha visto già. È un tiro con l'arco. Forse una ghianda tra gli alberi. Sì. Mettiti il coso. Sì, non c'ho voglia di combattere qui. La pigrizia. La stava di là. Ecco. Andiamo dal mostro, dobbiamo comprare un po' di cose. Ciao. Ciao amico. Ciao, che hai fatto oggi? Eccolo. Poi eccessivo, Yahaha! Ciao caro. Mazza, c'è un popolo. Ah, ma anche gli scheletri non ti hai visto. Interessante come siete cosa. Siete cugini. Allora, ora mettiamo un teletrasporto, visto che qui sì, ci sarà da scendere parecchio. Guarda che carino. Ma quest'acqua eccolo, è brutta. È quella... brutta. No, non è quella gelata. No, quella gelata era su in alta montagna. Insomma, non c'è bisogno di dire quale sia il semicorogu, no? No, infatti. Yaha! Oh, salve caro. Poi ci teletrasportiamo qua perché ora dobbiamo andare avanti. Oddio, forse c'è qualcosa qui sotto, Black.
No, non c'è, per ora Ah, qui c'è non c'è giusto questo niente. C'è il sagrario che però noi sagrario abbiamo già fatto. che abbiamo fatto e poi dobbiamo risalire tutto il fiume e Seguiamo andare, qui e sì, lì, arriviamo qua. e arrivare a un altro Semegoroku. Si potrebbe fare anche andando qua pigliando la moto, ma praticamente a sto punto facciamo con la moto da qua, dopo esserci teletrasportati, no? Esatto, intanto. Ci vorrebbe il cappello da pipistrello pure. Chissà se c'è. No, non credo. Sì. Forse sì, o forse no, o forse boh. Vedi, 500, yeah! In realtà siamo a più di metà, perché A non è più di 1000. metà. Sono 900, no? O Sì, 990, non mi ricordo. 900. Solo 400 900. semigorogu, ragazzi. Solo 406 euro, Davanti abbiamo la solo. foresta di Baobab, che vedremo nella prossima puntata, in cui, vicino a dove spunta il Lord, quella è la zona, anche se è molto più in giù. Quindi riprendiamo la nostra bella moto, come dicevo, al massimo staremo in silenzio e velocizzo, così ci gustiamo un po' la zona nuova. Il panorama. Eccoci Allora, alla nelle fine ho vicinanze. tagliato perché non c'era praticamente niente, perché cammini in una gola, quindi non si vede nulla, e indi per cui siamo qui per lasciare un nuovo teletrasporto nel caso bisogna scendere, perché mi sa che bisognerà un po' scendere, Non lo so, perché vediamo, dovrebbe sì. No, essere da ste parti, però un po' più a destra. Un probabilmente, secondo me è qua. po' più Però vedremo. Che leggermente cosa? Che a destra. tipologia è? È sempre uno scompiglio naturale. Mi potrebbe essere un sasso. Eccolo! Eccolo. Che carino questo Sì. tipo muschietto. Sì, proprio per fartelo notare. Yahaha! Anche questo è carino. Con le bacchettine. Che Ciao caro. c'hanno le bacchettine? Sì, però questo mi piace di più, non so. Perché c'è la farfalla. Allora, torniamo su perché abbiamo altri semigorogu da prendere. Allora, intanto, ragazzi, il Allora. prossimo, qui non c'è praticamente niente, e ci si vede arrivati a questa fila di Sì, alberi. perché Anzi, qui forse è uno schema di andremo. Qui alberi. andremo, diciamo, davvero insieme questa volta, o ritaglierò Credo se di non c'è sì. nulla, ma in realtà secondo me un po' più carino già potrebbe essere. Poi è uno schema di alberi abbastanza facile. Potreste sentire una chitarra elettrica, il coinquilino che si esercita, e quindi ce lo poppiamo come colonna sonora. Ecco gli alberi, ecco la zona che mi incuriosiva, in realtà era proprio sta zona con questi ruderi. Ah, è una base Ah, la nemica. base nemica. Quindi noi passiamo, li svegliamo Uccidili, e poi li uccidili, uccidili. ignoriamo. No, no, perché io. E dove sono i tre alberi? Eccoli là. Allora, È come tipo un sempre. merulino. Allora. C'è? La ramo ti dà. Quale dobbiamo lasciare? Questa. Dobbiamo togliere quella in La alto. solita che bisogna togliere con una freccia. Che La cosa un po' che mi dispiace sembra lo è stesso che è schema. sempre la stessa mela. Sì, hanno Potevano risparmiato un po' mettere. sulla. Vabbè, ma Su potevano questa cosa. Potevano, mettere. ma non l'hanno Non lo so, fatto. la mela di sotto. La mela di sotto. Allora, ora, i prossimi ragazzi, qui abbiamo in realtà il sagrario da prendere, che però, Ah, non ci attenzione, pinga. non pinga perché c'è una sfida da fare. Quindi facciamo la sfida. Wow. Che cosa stai facendo? Prendi pure la mela. Quindi vediamo un po'. Andiamo a vedere Sembra una cos'è. cosa Che in cui devi far passare figo. aria. O Sì, il chissà. vento. Forse parte un video. Eh no, forse devi trovare tipo il cantante in giro. Vediamo un po'. Allora, eccolo! Guarda lì sotto che c'è. Ah, sì, così lui ci dice che cosa dobbiamo fare. Esatto. È chiaramente una sfida di un sagrario di quelle di Kawashima. Non mi ricordo come si chiama. Ciao. Mi sa, una cosa del genere. Parabarai rara. Kashiwa. Oh, chedovenia, di tanto in tanto mi perdo nel valore poetico delle antiche odi. Questi versi in particolare furono vergati dalla penna del mio maestro, volato, ahimè, a miglior vita. E l'ultima opera che mi insegnò fu proprio questa. L'ultimo.
Ah, ti chiedo perdono, temo di averti stancato le orecchie con tutto il mio ciarlare. E anche in questa regione c'è un odio tradizionale che canta di un eroe che supera innumerevoli prove. Allora, vuoi ascoltare la canzone antica? Yes. Sentiamo. Grazie, fammi solo trovare la tua. Va bene. Trafitte le due ruote da una sola freccia. Quindi frecce dobbiamo. Oddio, ne abbiamo poche. Le due ruote. Trafitte le prove dell'eroe e mostrerà la sua faccia. Quindi dobbiamo la trovare due dell'eroe. Cerchi che puoi far incasellare con un'unica freccia. Forse loro si riferiscono alle pietre più avanti. Sarà l'arcano che si nasconde in questo luogo. Supera anche la mia fervida immaginazione. Spero che il tuo cammino sia sempre illuminato. Va bene, sì. Quindi è chiaramente le due ruote. Vuol dire trova due di queste frecce che puoi fare, quelle non sono, che puoi fare con un'unica. E io credo che siano queste due, sinceramente. Oh, va che sono c'è. Queste due. Esatto, qua. Penso anch'io. Due addirittura. Ciao ragazzi. No, è da tanto che non usava morbosa. Tanto con una pessima morbosa. Banane! Banane è una freccia. Rupie! Allora. Qua non ne abbiamo. Questa. No, ma sono quelle questa là. E quella. Non lo so, c'è tutto. L'altra dall'altra. Dici? Queste no. Vediamo. No, invece. No, queste sono troppo. Sali su, che vediamo meglio. Ah, forse quella in alto e no, quella. Queste due potrebbe essere. Qua. Non a salire ma a scendere. Cioè non a scendere ma a salire. No, non è vero. Sì, può darsi. Non lo so se ce la facciamo. Secondo Potremmo. Me è quella che va lì. No, perché devono essere nella stessa direzione. Ma superando un muro. Questa ce la fai. Ah, vedi questa. Più giù. Oddio, ce la fai? Mica lo so. Forse l'inverso era invece fattibile, eh? Ecco. No, perché non riesce a mirare. L'inverso è. Vedi, inverso, però se l'inverso no, non mi sembrava. No, quella guarda in che direzione e quella guarda in un'altra. Non puoi. Dico questa. Non ho capito, non ce la fai. Dovresti fare un tiro di parabola. No, è chiaramente questa. Scusa, ma tu devi metterla davanti. E non una. C'è una. Guarda, freccia qui in mezzo. Forse era proprio per un suggerimento. O forse nel partito per sbaglio un colpo. Nemmeno me ne sono accorto. Allora, io sono molto triste perché abbiamo poche frecce. Però è chiaramente questa. Sì, è questa. Ah, invece è facile. Tac! Oh, è carino questo. Sì. È la prima volta che abbiamo. Raga, Shiva. Il mio sprindolo aveva ragione. La canzone si riferiva a questo. Oibo. Andiamo a prendere qua la freccia. Non ci far scomparire la freccia, eh? Kashiwa. Certo che scompare. Le due ruote. Sfida di sagrari completata. Devo dire che questa zona ha dei sagrari comunque con delle soluzioni interessanti. Però piove troppo. Eh sì, è una zona, vabbè, si chiama, cioè c'è vicino la piana dei fulmini, vorrei vedere. Sacrario di Shi Dagozu. Vediamo un po' che ci farà fare questo sacrario, se ci farà fare qualcosa. Forse dici che benedizione potrebbe. E invece pensieri paralleli ultimamente, pensieri paralleli, come già mi piace. Di nuovo. L'altro. Ah. No. Ah, per un attimo. Allora, devi. No, ne devi far scendere una. Vai. Prima una. Devi far scendere Vai. Prima questa. Poi l'altra. No, non fa niente qua. Eh sì, perché dopo. Ah, perché le... sennò casca. Ok. Sì, devi sì, fare sì, avanti devi solo... e indietro. Esatto. Vai. Aspetta, che se no quella parte è troppo presto. Capito? Che no! Sbo! E ce l'abbiamo fatta!
Che spettacolo, questa è molto carina, eh? Però Sa noi dobbiamo e i trovare uno cosi, scrigno. infatti gli scrigni. Vai, vai, scrignetto. Guarda di là. Su. No, no, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Non è che è dentro, tipo, un'altra sfida da qualche parte. Dove sta? Però, se di Di qua solito è comunque noi sempre legato alle arriviamo. sfide. Quello Forse là è quello, quella è una dietro. cosa che si, Forse là questa è una cosa che si dietro. attiva. Eccolo. E tra l'altro te la mettono visibile perché così, Sì. insomma, ce la puoi fare. Ehi. Sì, lo so, era chiaramente sbagliato partire subito, però non volevo aspettare. Che frettoloso che sei. Esatto. E ora devo aspettare ancora di più. No, non è vero, dovrei comunque aspettare tutto questo tempo, c'è poco da fare. Bella la spada elettrica intanto, eh. Uno scrigno facile facile. Devo dire piccolo ma carino, anche poi la prova è stata carina. Da notare poi due cerchi, due palle dentro, due punti da. Il numero 2 era un numero che piace a questo tatoccio che prega, pregante. Sbirudu, 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 dai su. Buon uomo, buongiorno. Ce l'hai fatto. Infatti sta così. No, sta così. C'è il cerchio pure in cui puoi sparargli una freccia in fronte, se vuoi, se sei un eroe del tempo crudele. Va bene. Anziché pregare la dea, per favore, dacci ciò per cui siamo venuti. Ossia un punto percentuale del gioco. Sì. Allora, dai, dai, dai. Però questa cosa di accumulare i trofei. Scusate. Buonanotte. Non si. Ha Questa è di anche fatto il accumulare. pisolino. Io non so che Oh, è fare. dopo pranzo, per forza. Male, Comunque male. dicevo, di accumulare Comprare appunto i due, diciamolo. simboli e arrivare tipo a 8, così ne fai due di seguito. Ah, basta. Tanto ormai non è più una Sì. priorità. Però Allora, è ora, comodo, ecco, qui davanti a questo noi ci dicevo. sono una caterva di semicorogu. Noi ne dobbiamo prendere uno qui, in realtà. Oh, qui è dove si atterra quando fai la cosa. Ah, era il sagrario quello nel crepaccio. Quello lì che abbiamo già preso. Sì. Dicevo, qui ce ne vari. Però ce ne abbiamo uno che ci fa fare tipo una strada strana. E poi, diciamo, torneremo perché qui ce ne vari che dobbiamo prendere. Invece sulla strada ce ne davvero pochi. Quindi andando io direi che però quelli che incontriamo li possiamo prendere, no? Certo. Quindi ci dirigiamo verso proprio il prato qui. Quindi. Comunque questa pioggia non si vede Sì, molto. abbassa la visibilità. Questo è un peccato soprattutto per voi che, insomma, noi lo vediamo su uno schermo gigante. Gigante, insomma, uno schermo abbastanza grande. Voi invece vi tocca un po' su, magari se lo vedete soprattutto. Eccoli, Eccoli! eccoli! Salta, salta, che sono le mie, sbaglio. Vai. Allora, uno, due, tre, quattro. Yahaha! Ta-da! In mezzo ai fiori, come bello. Che In questa lucetta. carino! Sta simpatico oggi quello con la farfallina. Ora ce n'è un altro andando sempre So, un verso il po' più coso, più o sopra. meno, secondo me starà tipo su sti alberi, magari. Quindi Sì, andiamo verso su e via. verso quegli alberi. Sì, dovrebbe essere visibile. Hai visto per caso la tipologia o no? Non l'hai vista? Ah! Secondo me è su uno di questi alberi. L'hai trovato? L'hai visto? Si sente qualcosa? Eccolo! Avevo visto il Eccolo il bagliore. briccichio. Intercettato. Ciao caro. Ciao E caro. adesso andiamo verso la strada.
Esatto. In realtà verso questo coso che emerge. Monterozzo. Sì, esatto. Questa tra l'altro è una zona molto particolare come conformazione perché c'ha tutte queste sporgenze. Sì. E dovrebbe esserci una gara, eccola. Chissà che strada ci va In linea teorica dovreste scendere, fare il giro e andare di là, oppure barare. E comunque, no, vabbè, c'è il tempo. Però Perché se è si lontano. restringe? Che è un altro di quelli lì che te lo fa vedere da lontano, no? Ti ricordi? L'abbiamo visto un'altra volta che Ah, camminava quasi per sì. fartelo vedere, perché sennò magari non lo vedi. Ah. Ok, preso. Ta-ta-ra-dam. Oh, ora. Visto che siamo qua, vi faccio vedere anche il sagrario, che lo vediamo già in realtà in questa inquadratura. Eccolo, Esatto, da sta qui qua potete sotto. vedere il sagrario che noi abbiamo già Nel fatto. dettaglio, il sagrario di Kiwa. Kiwa Kiwa Zatas. Zatas. E ora torniamo in realtà verso Il questo seme, fiume. perché in questa direzione dovremmo incontrare un altro seme Korogu per poi prendere vari semi che costeggiano un po' il fiume. E tornare Staremo a da questo nord. lato, ovviamente. E quelli che si troveranno, insomma, o qui, li faremo quando Vabbè, arriveremo nelle zone di giustamente. riferimento. Questa probabilmente sarà l'ultima, tra l'altro, L'ultima zona che zona, facciamo. sì. Anche perché lì nel castello abbiamo visto che ce ne sono tantissimi. Proprio tanti Giustamente. tanti. Quindi Ora, andiamo il lungo il fiume e prossimo. stiamo No, ce ne dovrebbe cercando. essere uno, diciamo, da queste parti. Andando verso il fiume. Esatto. E è un nascondiglio naturale. Prendili! Prendili! Stanno qui! Stanno qui! Nascondiglio naturale Stanno più qui! avanti e sopra, quindi Allora, ciò devi capaglio prendere uno. ancora. Eccolo, Che bello che era quel cavallo. abbiamo un Inox blu intanto. Qualcos'altro. Gelatina! Porta ste gelatine, eh? Nah, su ragazzi. È perché piove molto e quindi loro si... Si Si... sblandano. No, crescono. Si sblandano, io l'ho detto. No, che ti fai sentire dall'inox. Vabbè, allora. Vola lontano. Tra un po' beccavi l'inox. Non va bene. Quanto è Yahaha! strano. Che strano che è Perché questo. c'ha è colpito dalla luce in modo strano, vedi? Quindi. Ah no, eravamo noi che gli facevamo ombra col sasso. Ora, preso questo, qui sopra dovrebbero essere Sì. finiti. Quindi, ci dirige strano, qui sarà una base nemica. Ora, Dirigiamo verso diringiamo. il fiume. Quindi andremo verso il fiume. Probabilmente uno sta Su qui. Ne quest'albero, abbiamo un sì. totale, un gruppo di 5, insomma, fino più o meno a questa strada. E ce ne saranno però ancora poi altri, quindi insomma. No, no! Ciao, alla prossima! Ce la neva. Che carino. Bam! Abbiamo detto direzione. Fiume. Buonanotte. Ti puoi svegliare se vuoi, ma tanto poi ti ignoreremo. Allora, era proprio Adesso verso dormi fino alle l'angolo. 11. E io mi lamento di te. Cos'è questa musichetta? Perché si era svegliato lui, Linux. Tanto abbiamo la piana delle Eccolo! origini dietro Una e ghianda! cose E che non una abbiamo mai visto. Guarda ciu-ciu! là. Ragazze, Un'altra ciu-ciu! però, mamma mia. Spada che stavamo usando già. Contento, ciu-ciu. Eccolo qua. Ok, ciao caro. Ora, Andiamo torniamo verso... verso questa No, struttura. In ce n'è un realtà, no, altro, sì. verso quella Ah, struttura, ma ok. prima ce n'è tipo uno da ste parti. Esatto. Io spero che sia sul nostro livello, non dovremmo risalire, ma vabbè, ci abbiamo due revali pronti nel caso. Ma secondo me è in quel pianoro Sì, è sotto, sicuro. Qua sotto. là. No, secondo me è sopra. Forse è qua. Tipologia? È un nascondiglio naturale. Secondo me prima provo qua sopra e poi al Sì, massimo sì. ci scendiamo.
quanto. Qui non vedo. No, sarà tanto un sassetto da qualche parte. Vedi un po'. Aspetta. Vorrei, se Dio vuole. Sì, metti il teletrasporto. Esatto, fare questo. Oh, si incolloca, dai. Ma così viaggio tranquillo. Perché in quest'angolo tipo. Però non mi sembra. No, tanto. No, io dicevo che era più su. Ma. E quello, eccolo. Mazza, non si vedeva per niente. Si mimetizzava. No. È un sasso, non si mimetizza e nemmeno si cripta. Se dobbiamo fare gli scienziati. Si cripta. Allora, via. Perfetto, preso questo, ragazzi. Dobbiamo andare verso qua. Ce ne dovrebbero essere sia sopra che sotto. Tre totali, esatto. Già uno lo vediamo. Lo già. Vediamo. Quindi, ignoriamo lo sputacchino. Però. Oh, anche bianco. Ce la fai da qua? Sì, però siccome abbiamo poche frecce, vorrei evitare di rischiare di perderle. Perfetto. Che carini. E uno preso. Uno di tre in questa zona. Mm-hmm. Ora mi sa che ci tocca salire. Sì. E qua ci dovrebbe essere un fiore da qualche spettacolo, parte. Sicuramente ci farà passare. Che spettacolo, perché giustamente andando verso la zona. Ah, di verso Ganon. Il castello, certo. Allora. Stiamo cercando un fiorellino probabilmente. Ma io non lo vedo. Black sbircia, bravo, vai, sbircia. No, sta lì, sul ponte dovrebbe stare. Tu lo vedi? Non lo vedo. Ah, tu dici che sta sotto? Spero di no, in realtà. Ma io da questa parte non l'ho visto. Allora proviamo a spostarci un po' per vedere se si nota. Secondo me sta sotto. Guarda, lì c'è l'altro, sì. Il terzo, quindi quello. Senti, io direi di andare a quello lì e vedere. Vedere no, se e poi che fa? Ah, vabbè, però possiamo fare questo. Mettiamo il teletrasporto qua anche perché poi. Intanto vediamo lì se c'è qualcosa. Ma non c'è niente. Qui. No, o è sotto. Eccolo sotto, sì. Dove? Sì, lì. Bravo. Ah, ecco, non l'avevo visto. Oddio, questo ci farà fare un sacco di strada. No, infatti. Quindi prima andiamo a prendere quell'altro, perché questo sicuramente ci farà arrivare. Oh, le paperelle! Allora, che carine! Allora, ce la dovremmo fare senza bisogno di mettere gli acci vari. Soprattutto se non tiro storto. Una. Poi? Bene così. Una volta. Poi? E dai, ma finisci volte. Dentro, abbiamo solo tre sassi qui in zona, non è vero. Un sacco. Grazie, giovani di Nintendo! Ah, al terzo, dai, al terzo. Ok, ora andiamo dall'amico tuo, che ci farà fare non si sa quanta strada, io già lo so. Spero non vicino, questa è una fabbaldoria. Certo. No, di là. Mannaggia, io lo sapevo che siete degli infami. No, ho fatto una cavolata, questo ci fa scala tutto. Vabbè, velocizzeremo un po', ragazzi. Mannaggia, oh. Ma mi pare, cioè, così puoi salire volendo e riposare, cosa che probabilmente dovremmo fare. Però c'è pure una base nemica qui sopra, una fastidiosa base nemica. E quello non è nemmeno l'ultimo, sì, andiamo su a. Sì, però 7. No! Sta cominciando a piovere! No! Io vi odio. Vi odio tantissimo. Intanto la zia, però. Ok.
che si prende beffe di noi vedendo cos'altro ci sta facendo fare Guarda cosa l'altro. sta facendo. Quello, un colpo di spada questo Semecorogu potrebbe prenderselo, eh. Potrebbe, sì. Allora, ragazzi, No, vatti là. eccoci. No, devo fare la paravela, poi arrivo di lato, riscivolo, che fanno? Il gioco del 3x2. Tanto devi arrabbiarti. Forse dobbiamo aspettare che finisce di piovere. Bene, sta arrivando anche a peggiorare. Uè, ma siamo pazzi, ragazzi. Potevi Urbosa, metterti su. comunque. Dicevi? Potevi metterti la maschera. Che servito? Sono morti tutti praticamente. Tranne questo. E chi è che suona? Oh, questo ci ha dato una buona. Ah, ce ne sono altri sotto. Dai, abbiamo superato. No, No, era non mi dopo, è che pare. non si vede così. Sembra che l'abbiamo superato. Pure no, pure boh. Non ti sentire. Non è che il teletrasporto a nulla. Sai che Sì, potrebbe? sta là giù, vedi? Sono la persona più triste del mondo. Ma tanto se piove è inutile. Vabbè, ragazzi, Dobbiamo avete scoperto aspettare. questa cosa. Mo' c'è pure maltempo, quindi mo' ci tocca. Vabbè, Uccidi intanto questi, prendo allora. questi, noi andiamo a uccidere quelli per far passare il tempo. Ci vediamo Esatto. dopo. Allora, visto che ancora manca poco alla fine della pioggia, come vedete c'è un temporale, però noi possiamo immobilizzarci in ogni momento, quindi intanto ci portiamo avanti prendendo questi due e poi ci fermeremo aspettando che spiova, perché sennò il nostro buon Link scivola. Allora, ragazzi, eccoci di nuovo. Dopo non si sa quante volte siamo saliti scivolati, caduti, fatti. Poi Mamma pioveva, mia. poi c'era il vento, poi c'era quello. Poi Adesso uno abbiamo scorpione ha pizzicato la mano di Link. due Oh, ore di tranquillità. Eccolo di bel tempo. Poi qua. sto Cosa? fiorellino. Questo caro Semicolombo. Ah, se lo facciamo prima. La noia di questo Semecorogu. La noia. Esatto, Ah, non lo puoi neanche menare. capito? Mannaggia. Questo è proprio fastidioso. Perché poi la zona è Difficile. fastidiosa. Non è una questione di difficoltà, è una questione di fastidio. Che Però nel piove. frattempo abbiamo ucciso il popolo. Ah, sì. Oh, perfetto. E in questa zona abbiamo finito con i gruppetti, ma non abbiamo finito ovviamente con tutti i Semikorogu della puntata. Allora, quindi ci Allora, dirigiamo verso il al ponte. ponticello. E io direi che potremmo quasi teletrasportarci. Paravel Teletrasporto, moto. Ci vediamo al ponte, ragazzi! no. Allora, ci dovrebbe essere un Semeogorogu che però non è proprio delle colline, ma della piana di Hyrule. Però siccome è praticamente qua, molto vicino, se lo vediamo lo facciamo, è un tiro con l'arco e dovrebbe essere vicino al forse l'ho visto. Se non è qui sotto. La Allora, lì non ci interessa. Lì c'è una Vettini, corsa che ma fa è dopo, un è un'altra cosa. Lì, eccolo. Ah, un'altra di quelle ghiande appese. Ta-da! Sì, come diceva Black, questo è al limite, perché è praticamente sul confine proprio. Però Sì. lo abbiamo preso. Ora, qui in realtà ce n'è un altro che però è una corsa che parte da qui, probabilmente quella che vedevamo. Sì, è Questa quello ci fa lì. fare tutta la salita e tutto il ponte, ma questa la vedremo quando arriveremo all'ultima zona, quindi sarà una delle ultimissime guide. Ora continuiamo a avanzare qui in realtà perché ci dovrebbero essere Altri altri Semeogorogu. Semicorogu. Dove di preciso non lo sappiamo, cosa di preciso non lo sappiamo, in realtà potremmo saperlo perché Black Ma potrebbe sì. controllare. Quindi Black. Quindi, da Allora, qualche sono in realtà due parte Gorogu. Uno è uno è schema di uno, blocchi che l'abbiamo eccolo. intravisto. E un altro invece sono dei massi. Eccoli qua, No, qui dove devono della arrivare. buca.
quindi seguendo il sentiero, eccoli. Eccoli. Perfetto, perfetto. Vai, va. Vedi che devi fare, facci da solo. Io intanto paravelo verso l'alto. Batman. Perfetto. Penultimo, ora ci resta? Sì. Penultimo semi-prologo della puntata. Oggi mi sa che è venuta più rapida questa di quella scorsa. Però non lo so. Non lo so, però fino a quando monterò tutto. Probabilmente sono due puntate molto simili in realtà. Dentro. Allora, in realtà è il terzo ultimo. È il terzo ultimo in realtà. Hai già detto. Non so se si era sentito. Vai. Yahaha! Allora, ora visto che l'hai visto, dici dov'è il prossimo. Allora, adesso allora, ci rimangono tre semigorongo. Uno l'abbiamo già preso. Sbagliato, esatto. Perché uno l'abbiamo già preso. Ah, mi ricordo, quando stavamo camminando per andare a prendere la torre di questa zona. Siamo passati in queste costruzioni e abbiamo pure perso parecchio tempo per trovarlo. Era un po' infamello da trovare. Era un fiore che fa un sentiero. Sì, poi ci fece arrampicare su un muro e oltre il muro c'era. E infatti lui sta qua. Eccolo qua. Ci passiamo vicino in moto, senza manco scendere. Eccolo. All'antico laboratorio di Corte. Poi, più avanti, troviamo da una parte, diciamo che l'ultimo che sta proprio al confine sul fiume lo lasciamo come ultimissimo proprio per questo, perché dobbiamo tuffarci. E invece vi portiamo in una zona in cui c'è anche un ricordo, come potete vedere da questa stella. Qui in zona c'è una delle foto ricordo. Vediamo se riusciamo anche a vedere quali. Sì, se solo io mi ricordassi. Come si fa? Allora, era... Dai un po'. Questa. Sì. Vedete questo alberello? Ecco. Esatto, alberone, alberino, qua. Castello dietro. E qui c'è un ricordo, non mi ricordo se era... Non mi ricordo, ricordo... era, credo, un ricordo brutto, però non ricordo molto. Ora, qui ci manca un semegorogu, che forse... Cos'è? È un nascondiglio naturale, quindi sarà qui tra gli alberi... No, in realtà no, era in realtà... sull'albero, quindi non c'entra proprio niente. Bello, siamo venuti qui per farvi vedere questa zona. Perché era bella. Esatto, ci tenevamo, pensate. Fingiamo di non sapere solo per... Allora, via. Quindi, esattamente sull'albero del ricordo, tra l'altro, ci sarà sopra o una ghianda da prendere o un sasso. Un sasso. Che non si vedeva bene da questo lato, questo sasso. Ancora non si vede, vedi? Che è un poco svilente. Però sei scemo. Tu sei scemo. Vai. Ok. Yeah! Yahaha! Perfetto. Yassi. Via. E ora, come dicevamo, andiamo all'ultimo seme della puntata. Sì. Sì, davvero. Ci resta solo un'ultima zona, poi. Pensavo che avessimo un'arma a una mano e quindi potevo fare lo scudo. Invece questo scudo comunque ho sbagliato, che è quest'altra cosa. Allora, ora dobbiamo capire dov'è di preciso, però, prima di tuffarci. Eccolo, visto un sassetto. Guarda. Un nascondiglio, eh? No, non è un nascondiglio. No, non me lo di. Non è quello. Che cos'è? È una... Non lo sai, Black? Io lo so perché si vede. Ha schiaffato le mani, che è la nostra tecnica per dire tagliamo, qui facciamo un taglio, quindi sperava di non farsi gabbare mentre controllava, e invece gabbata. Invece questo non riesce, cioè questo... Gelatina. Stupida gelatina, che se si era fatta i cavoli suoi. È un cerchio di pietre, però se... questo qua no, prima non ce la faremo mai. Oh, ma è andata quasi bene poco fa, oh, questo pessimismo. Non ce la faremo mai. Ma poi arrivo io e boh! Allora, perfetto.
ragazzi, così con questa, questo 155. disfattismo da parte di Black che dice che non ce la faremo mai, Ce e l'abbiamo io che invece gli fatta! chiudo in faccia così tutto, abbiamo chiuso tutta questa zona. Ora, ragazzi, resta l'ultima puntata che sarà in questa piccola zona, ma Piena di abbastanza esatto, piena di semicorrogu. semicorrogu. Probabilmente potremmo forse partire da qui, non lo so, ce la studieremo e vi faremo sapere nella prossima puntata. Per ora, grazie dell'attenzione, condivisione, like, bla bla bla. Ciao belli, ed alla prossima! Ciao!